SIGEP 2023, siamo allo stand della torrefazione Moak S.p.A. La torrefazione ragusana che negli ultimi anni è davvero tanto cresciuta al punto da creare un gruppo Moak. Ce ne parla il suo amministratore delegato Alessandro Spadola. Alessandro, bentornato. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere con voi e chiacchierare un pochino con voi delle novità che noi portiamo avanti. Quest'anno ci presentiamo in SIGEP, finalmente un SIGEP completo a 360 gradi, pieno di gente, senza restrizioni. Arriviamo con la novità appunto di tutti i marchi del gruppo, c'è il marchio Marsali che è un marchio ormai storico all'interno del gruppo e abbiamo la novità di due nuovi marchi. Il primo è Circi, una storica torrefazione di Roma nata nel 1928 e siamo felicissimi di averla all'interno del nostro gruppo, e la Mo Caffè di Alba che copre il mercato piemontese, quindi iniziamo a completare il nostro gruppo con molte più regioni in Italia. Diciamo che sono delle specialità regionali che ormai fanno parte del gruppo Moak, ma che tendenzialmente riescono a mantenere la tradizione locale. Da una parte appunto quella piemontese con l'azienda di Alba, dall'altra con il marchio Circi e quindi la tradizione laziale. Esatto, il nostro obiettivo è quello di riprendere la storia di queste aziende, migliorarla sempre di più e fare in modo che queste aziende possano crescere nel loro mercato nella maniera migliore. Bene, allora queste sono solo alcune delle novità che Alessandro Spadola ci ha presentato inizialmente per questa intervista. Noi ora però ci spostiamo un attimo dall'altra parte dello stand per mostrare tutte le altre novità che avete presentato. Sono un po' tantine quest'anno. Beh, quest'anno, visto che la fiera era una fiera così completa, era giusto arrivare con tantissime novità, e poi noi come azienda amiamo sviluppare progetti nuovi e arrivare sempre con delle novità per la nostra clientela. Ed eccoci che magicamente siamo dal lato opposto dello stand della torrefazione Moak, uno stand che è, devo dire, estremamente affollato anche quest'anno. Beh sì, quest'anno siamo al pieno del SIGEP, quindi tanta folla veramente. E siamo qui perché da quest'altra parte sono esposte le miscele con il nuovo packaging, che è quello che avete realizzato. Siete stati impegnatissimi ed estremamente acuti nell'andare a realizzare questi packaging. Siamo orgogliosi di presentare il nuovo packaging di Caffè Moak. Abbiamo ristilizzato la linea premium che è composta da tutte le miscele storiche dell'azienda, lasciando i segni distintivi storici, quindi il colore e il nome della miscela, ma disegnando la carta d'identità della singola miscela, quindi con tutte le informazioni possibili per la nostra clientela. A questo abbiamo aggiunto anche un codice QR che ci permette di digitalizzare tutte le informazioni e di scaricarle in qualunque momento. Attraverso l'inquadratura del QR code che cosa è possibile leggere? Noi vediamo un video della produzione del caffè dall'inizio, quindi dalle piantagioni alla produzione poi all'interno del nostro stabilimento fino al confezionamento della confezione con la miscela in questione. Abbiamo parlato quindi dei nuovi brand che fanno parte del vostro gruppo, del packaging che è stato completamente revisionato. Vogliamo spendere una parola per il nuovo sistema di prodotto monoporzionato destinato sì certamente al settore della distribuzione automatica, ma anche a quello dell'Horeca?
Esatto, stiamo parlando del sistema For You, una capsula compostabile, interamente compostabile, che va per il settore dell'oreca o uffici fino ad arrivare a casa. Questo sistema adesso è pronto dopo 2 anni di studio sia della capsula che della macchina che lo eroga, e adesso siamo pronti ad andare sul mercato e di dimostrare la forza di questo prodotto che dopo 2 anni di studio arriva sul mercato e ha visto tante persone dell'azienda lavorare per sviluppare questa capsula. Come al solito un grande lavoro di gruppo, chapeau a tutti voi. Ma ora toglimela una curiosità: la copertura territoriale dei vostri agenti raggiunge tutte 108 le province italiane? Non ancora, stiamo lavorando sulla copertura, ne copriamo circa il 70% e stiamo lavorando per coprire l'altro 30% mancante. Questa potrebbe essere una buona occasione per poter dare un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui degli agenti che desiderano entrare in contatto con voi possono scrivervi, e quindi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno da parte vostra per fare una chiacchierata e magari cercare di mettere in campo una potenziale collaborazione con nuovi agenti? L'indirizzo è info@caffemoac.com. E allora grazie per la collaborazione. Alessandro, complimenti per il packaging, è bellissimo. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.